Ciao a tutti ragazzi, bentornati di nuovo sul canale di Star Casino Gratis. Bentornati ancora con noi ragazzi. Questo sarà il terzo video di una serie di episodi dedicati al canale di Star Casino Gratis. E vi ricordo inoltre di andare a visitare la loro pagina Instagram, dove troverete giochi indovinelli molto molto belli. E vi ricordo inoltre di scaricare l'app gratuitamente dallo store. E adesso passiamo al video. Eccoci qua ragazzi, siamo passati a quella che ci interessa più, al gioco, un'altra mod qui su GTA molto molto divertente. Saremo nei panni del corriere DHL, dove andremo a consegnare, non lo so, elettrodomestici, pacchetti, comunque pacchi diciamo generici. Quello che comunque ci darà la nostra, perché adesso dovremmo andare al nostro magazzino centrale, dove arrivano via aereo la roba, come tutto insomma, quindi o via terra o via aereo. Quindi dovremo andare al magazzino centrale, poi ci metterà tutto le varie destinazioni da poter consegnare. Siamo in questo bellissimo Mercedes in dotazione dato dall'azienda, bellissimo Sprinter, diciamolo così. C'è anche la sponda che si alza e si abbassa, poi ve la farò vedere in base alle consegne. Intanto raga, entriamo perché sta piovendo a dirotto, quindi siamo già bagnati abbastanza per fare questa presentazione, però va bene, ci può stare. Allora, intanto già ci ha messo il punto da solo lui, ci ha messo sì all'aeroporto, al magazzino centrale, dove il magazzino dove sta tutto, dove tutti i colleghi della DHL, i corrieri, vanno a prendere i loro carichi per cominciare la nostra giornata di consegne in questo video, in questo episodio, ragazzi. Quindi andiamo, dobbiamo rispettare una certa tabella di marcia, non possiamo comunque far aspettare mille ore la gente per i pacchi. Anche noi abbiamo una tabella comunque abbastanza ferra, quindi dobbiamo ogni tanto saltarci qualche semaforo. Ragazzi, siamo su GTA, si può fare, quindi anche se ci sono anche tre poliziotti online, quindi dobbiamo stare anche un po' attenti. Quindi ha smesso di piove, erano circa 10 giorni che pioveva, però va bene. Però questa messa di nebbiolina non mi piace. Ok ragazzi, siamo andati, ci sta un altro rosso. Purtroppo, vabbè raga, purtroppo i rossi fanno parte della situazione di ognuno di noi. Quando siamo bloccati dal traffico o ci spostiamo con le auto, con i furgoni, purtroppo questo lavoro DHL, siamo sulla strada, ormai siamo abituati, c'è il nostro pupazzo, è abituato, il nostro signorino qui, quindi abituato. Ok ragazzi, stiamo andando, quindi 2 chilometri, stiamo andando all'aeroporto, al deposito. E niente ragazzi, ci vediamo appena arriviamo al deposito. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati all'aeroporto. Quindi dobbiamo entrare qui alla zona di carico e scarico. Quindi qua dobbiamo entrare qua. Vediamo se il nostro amico Jim ci riconosce. Ciao Jim! Grande Jim. Vabbè, ormai abbiamo un'amicizia con lui. Ormai l'azienda qua di HL sono tanti anni che sta in questo magazzino. Intanto vedete, ci sono anche altri container qui. Vedi, c'è anche altri container dove è scattato. Raga, c'è su una nebbia infitta che si taglia con il coltello proprio. Ok. Perfetto. Ok, abbassiamo la sponda. Allora, abbassiamo la sponda. Ok. Ok, vedete che si abbassa la sponda. Dobbiamo caricare il nostro camion. Ok ragazzi, ce l'ha caricato. Oh, ce l'ha caricato. Ci ha caricato il nostro camion. Cosa ci ha messo? Aspettate. Allora, ci ha messo, che so, questi frigoriferi. Ci ha messo 4 frigoriferi e 4 televisioni. Quindi dovremmo fare le consegne e qualche pacchettino sparso vario. Qui dobbiamo fare consegne 2-3 residenti. E poi tutto questo andrà sul negozio di... a qualche negozio di elettronica, raga. Oppure o non elettronica. Ok, va bene. Ci ha caricato. Chiudiamo la sponda. Ok, ragazzi. Ci ha messo la prima destinazione alla zona residenziale. Siamo usciti dall'aeroporto, dalla zona di carico e scarico. Quindi abbiamo il furgone carico. Quindi dobbiamo andare molto molto piano. Nel senso, non curve molto esagerate. Però dobbiamo andare abbastanza... Quindi ci ha dato la consegna qua. Quindi la prossima consegna è una zona residenziale. Quindi qualche pacchettino. Poi dovremmo andare a consegnare frigoriferi e televisioni. Quello che ci hanno caricato. Quello che abbiamo più. Qua ragazzi è una bella zona residenziale qui. Qui ci abita anche mio fratello. Qui in queste zone qua. Gli affitti non costano caro però. Va bene. Quindi stiamo andando qua. Consegniamo questi primi pacchetti.
pacchetti della nostra giornata. Abbiamo visto, siamo andati al magazzino, abbiamo caricato, abbiamo scaricato, adesso cominceremo a scaricare. Quindi, ok, andiamo qua. Allora, dovrebbe essere qua perché sono molte case. Sì, dovrebbe essere il punto, perché il GPS ce lo viene messo da azienda automaticamente sul nostro palmare. Quindi è tutto fatto telematico. Lo qua, una consegna, mettiamo il furgone qua. Abbassiamo la nostra sponda. Ok, consultiamo, perché anche il palmare ci dice quello che noi dobbiamo prendere, insomma. Allora, dovrebbe essere qua il pacchetto. Mi faccio luce un attimo, ragazzi, perché non si vede nulla. Poi per togliere questi cosi dovremmo aprire anche la sponda qui superiore. Poi vabbè, questi sono dettagli. Ok, ragazzi, preso il pacchettino. Andiamo alla signora. Signora o signore, non lo so. Andiamo a questa casa. Allora, vediamo un po'. Tutto buio, non si vede una mazza. Salve, sì, salve, corriere. DHL, sì. Ok, glielo appoggio qui fuori, e da non deve firmare nulla. Ok, appoggiamo qua fuori. Ok, andiamo, ragazzi, a posto, consegnato. Chiudiamo la nostra sponda sempre da dentro. Ok, perfetto, mettiamoci la cintura. Vediamo se il palmare ci mette l'altra destinazione. Ok, ci ha messo l'altra destinazione, proprio qua vicino a consegnare. Ok, andiamo. Andiamo a vedere, andiamo a consegnare qualcosa. Intanto faccio le curve a cazzo di cane, vabbè. Vabbè. Andiamo a vedere cosa. Vediamo cosa dobbiamo consegnare qua, ragazzi. Non lo so se ci farà scendere prime televisioni. Non lo so, questo non lo so dire. Ok, ma mi sembra che sia un negozio. Quindi sicuramente qualche televisione, qualche frigorifero. Vediamo un po'. Eh sì, è proprio un negozio. Allora, mettiamoci qua, quattro frecce. Abbassiamo la nostra sponda. Apriamo anche la parte di sopra, che adesso ci servirà. Ok, lasciamo il furgone acceso, così si vedono anche le quattro frecce. Ok, andiamo prima, vediamo un po' cosa dobbiamo scaricare qua. Vedete che le sponde si illumina, che figata. Eh sì, ragazzi, queste GTA con le mod, lo so che vi piace, lo so. Abbiamo un po' cosa. Ah no, questo tutto sto macello. Questo è un pacchettino che abbiamo consegnato. Tutto sto macello per sto pacco. Forse qualche alcolico, qualcosa. Salve, signore. Ho un pacco per lei, sì. Li appoggio sul retro? Ok. Li appoggiamo sul retro, ragazzi. Appoggiamoglielo sul retro. Li appoggiamo qua. Ok, e abbiamo appoggiato. Signore, mi deve firmare un attimo la bolla, un attimo la bolla, un attimo. Ok, signore, un attimo, mi mette una firmetta qui, posso venire dietro al bancone, per favore? Grazie, mette una firmetta proprio qui. Sì, qui un attimo, ecco, proprio qui. Perfetto, arrivederci. A posto, consultiamo un attimo il tablet per vedere, cioè il palmare, se dobbiamo fare qualcos'altro. Ok. Perfetto, raga, chiudiamo. Chiudiamo le sponde. Ok, chiudiamo le sponde. Chiudiamo e togliamo le quattro frecce. Vediamo un po' la prossima destinazione. Ok, ragazzi, ho messo la prossima destinazione. Quindi penso questa è l'ultima destinazione che mi dice il palmare. Quindi dovremmo scaricare tutto quanto lì. Dovremmo scaricare tutto lì. Vediamo se ci daranno una mano, perché lì ci servirebbe anche un muletto per poter scaricare tutta quella roba. Quindi non so. Perché, ah beh no, poi abbiamo la sponda che si alza e si abbassa, quindi lo potremmo scaricare tranquillamente. Allora, vediamo un po', dobbiamo sempre parlare con il titolare del negozio, perché ci deve anche dire lui dove scaricarlo, dove metterla. Quindi dai, raga, stiamo facendo tanto, abbiamo consegnato già 3-4 pacchetti. Adesso qua consegniamo qualche frigorifero, qualche televisione, quello che ci hanno caricato comunque. Perché il furgone noi all'azienda dobbiamo riportarlo vuoto per poi cominciare domani un altro turno di lavoro. Quindi il furgone deve essere vuoto. Non ci può stare roba delle cose del giorno precedente. Quindi dobbiamo comunque. Quindi qua, questo negozio qua dobbiamo andare. Sì, raga, mi sto saltando i semafori, abbiate pazienza, ma. Ok, vediamo un po' se ci possiamo mettere qua. Però qua è una zona un po'.
Facciamoci. Facciamo le quattro frecce un attimo. Fammi fa manovra. Ok. Mettiamo. Alziamo le sponde. Perfetto. Ok, sì, ragazzi. Andiamo a parlare un attimo con il titolare. Allora, qua è un negozio. Forse qualche frigorifero. Salve. Salve. Salve, DHL, Corriere. Corriere. Abbiamo un paio di frigoriferi da consegnare. Dove li mettiamo? Li mettiamo lì? Lì dove sono gli altri scatoloni? Ok. Fammi prendere un attimo il carrello. Quindi lo mettiamo qua, io lo mettiamo. Ok, va bene. Andiamo allora, mettiamo detto che le vuole qua. Forse da qualche frigorifero questi miei gelati, capito? Qualcosa di questo. Ok. Saliamo a bordo. Ok, ok ragazzi, a posto, consegnato. Allora, mi deve firmare la bolla di carico. Posso venire un attimo dietro a lei? Sì, mi firma un attimo la bolla, per favore. Ok, mi firma la bolla? Grazie, molto gentile. Sì, un attimo. Ecco, proprio qui, perfetto, arrivederci, grazie, buona giornata. A posto ragazzi, consegnato, gli abbiamo messo tutto dietro, proprio lì, proprio tutto sul retro, gli abbiamo messo tutto lì, intanto così spezza il braccio, tutto lì. Ok, possiamo riabbassare, possiamo chiudere. Ok ragazzi, chiudiamo, togliamo le quattro frecce, mettiamoci la nostra cintura. E dobbiamo tornare al deposito, ragazzi, perché il furgone è vuoto. Abbiamo comunque portato tutto quello che dovevamo portare. Quindi pacchettini, zona residenziale, scaricato frigoriferi e televisioni qui a questo negozio. Quindi abbiamo scaricato, il furgone è completamente vuoto. E niente, se torniamo al nostro deposito. Quindi è stata una giornata molto, molto, molto proficua, diciamo così. È stata, ci ha dato molto, molto da... Ma si diceva così? Sì, vabbè. Scusate, intanto c'ho i cosi. Ci vuoti di memoria, non ci fate caso. Detto questo, ok, andiamo. Ok, raga, ci vediamo appena arriviamo al deposito. Vi risparmio questo lungo tragitto. Tanto, c'è la polizia, attenzione, c'è la polizia, quindi fermiamoci allo stop, Stop, non so che... No, non è la polizia, è il tassista. Vabbè, se è il tassista, allora... Che ci frega, ma che ci importa? Noi dobbiamo tornare, dobbiamo portare al deposito, che abbiamo anche le ore contate qua. Ma sicuro che non è la polizia, no? Se la polizia già si inseguiva. Vabbè, detto questo, ragazzi, ci vediamo appena arriviamo al deposito. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al deposito. Quindi controlliamo se non passa nessuno, ok? Siamo arrivati al deposito, quindi dovremmo comunque... Allora, dobbiamo riposare il nostro camion. Ok, la nostra azienda qua. Ok. Dobbiamo lasciarlo qua, ragazzi. Anzi, no, però, aspetta. Scusa, dobbiamo spegnerlo. Questo è tutto tecnologico, funziona tutto a pulsanti, raga, questo camion, è fantastico. Ok, ragazzi, abbiamo riportato il nostro mezzo all'azienda, quindi tutto vuoto. Abbiamo scaricato, ragazzi, tutto quanto. Il nostro furgone, abbiamo scaricato frigoriferi, televisori, qualche pacchetto di Amazon che hanno consegnato alle zone, alle case delle persone che avevano ordinato. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto qui sul canale di Star Casino Gratis. È tutto, ragazzi, ritorneremo con altri video qui sul loro canale. Ragazzi, grazie di essere stati con noi e con me e là, soprattutto spero che queste mod di GTA vi possano piacere. Fatemi sapere sotto nei commenti, ragazzi, fatecelo sapere sotto nei commenti. Un bacio a tutti, ragazzi. Un saluto da Xpazzo X, ciao a tutti ragazzi, ci vediamo ai prossimi video, ciao!